dare la parola al sindaco di Monbaroccio, là dove si è svolto un po' tutto questo straordinario racconto, questo fatto veramente che colpisce umanamente e colpisce proprio la memoria di persone, perché si racconta di una meravigliosa storia di solidarietà, di coraggio. Buonasera a tutti, sono Emanuele Petrucci, sindaco di un comune di 2077 abitanti che sorge nella prima collina tra Pesaro e Refano. Io ringrazio la Regione Marche, la figura del Presidente, dell'Assessore Biondi, nonché dell'Assessore, ora Onorevole Latini, che aveva intrapreso il percorso. Ringrazio Marketing Commission, ringrazio il Dottore per la presenza, che è la presenza della Fondazione in questo percorso così importante, che è già partito con Monbaroccio anche su un altro percorso che era vista coinvolta ieri, quindi abbiamo già rotto le scatole per come siamo partiti, ma ci fa piacere parlare di cultura, ma ci fa piacere ancora di più parlare di cultura quando si guarda il nostro passato, quando si guarda la nostra memoria, e con quella memoria riusciamo a creare una speranza. In questo circuito abbiamo, e le già ringraziate, le nostre compagne di viaggio Giuliano e Marcella, abbiamo i frati minori del Beato Sante, abbiamo le parrocchie, abbiamo le comunità ebraiche da Milano, Ancona, Roma, abbiamo tanti partner, abbiamo una commissione che lavora tutto l'anno per gli elaborati, abbiamo le scuole che ogni anno presentano tantissimi elaborati in onore e in ricordo di quello che fece un giusto fra i giusti. E oggi mi sono sentito di portare con me questa fascia perché non rappresento me, o meglio rappresento parte di me, ma rappresento tutta la mia comunità che è qui con me, che vi abbraccia e che vi porta un grandissimo segno di rispetto, perché quello che avete dato, grazie a Eder, allora oggi ce lo portiamo ancora dentro. E per fare ciò siamo arrivati in Israele, siamo arrivati oggi a Berlino, siamo passati per Roma, un comune così piccolo che ha fatto un po' di chilometri, ma che è orgoglioso di farli e non smetterà sicuramente di farli. E ho portato con me un biroccio. La curiosità di chi mi ha visto girare con questo carretto da stamattina all'aeroporto fino ad oggi è stata un po' grande. E che cos'è il biroccio? Il biroccio è un elemento che nella tradizione contadina permetteva di sopravvivere, di vivere, di commerciare, ma che nella Seconda Guerra Mondiale serviva anche per salvare vite. E sotto quel grano, sotto quel frumento, sotto il lavoro si nascondevano persone, uomini, donne, bambini, bambine, che dentro quel carretto trovavano rifugio e da quel carretto trovavano la speranza di un granaio piuttosto che di un pollaio dove nascondersi e sfuggire dai rastrellamenti tedeschi. Pertanto, se... Adesso mi fermo. Volevo... Scusate, ma prendo parola, non finisco più. Volevo regalare il carretto alla famiglia Eder, se può venire in presenza. Un saluto a una persona che non è presente, ma da cui tutto è partito, che è Roberto Mazzoli, che è stato colui che ha dato il là al percorso con il libro, siamo qui, eccolo là. E ringrazio di cuore Arman e Daniele per il grande lavoro immenso che avete fatto.